Iniziare un incontro di ascolto della parola con una canzone rock, La verità di Vasco Rossi, no? Ecco, può sembrare qualcosa di strano in effetti, no? Ma vi racconto un'esperienza che io ventenne ho avuto come capo scout. Avevamo organizzato con il clan per una giornata del pensiero una veglia in chiesa. E tra i vari canti c'era Dio è morto di Guccini. Ricordo un prete che mi venne e mi disse: guarda che sei blasfemo, perché Dio è morto in chiesa non si può mandare. Non si può mandare. Non si può mandare in onda in chiesa. Non si può cantare, non l'abbiamo cantata, era un brano come stasera. Avevi 20 anni. Stai zitto, giustamente. L'ho combinata. Passano 2 anni e leggo un articolo in cui si parlava su Avvenire di questa canzone, si citava questa canzone, mi incuriosisce, e si cita un passaggio di Paolo VI su Dio è morto di Francesco Guccini, definita da Paolo VI una canzone profetica. Lì ho capito una cosa: quando senti qualcosa dentro, lo senti in maniera forte, deve andare fino in fondo. Perché vedete, noi molte volte non ci rendiamo conto che la verità che scrutiamo nel Vangelo ci dovrebbe abituare a comprendere che chiunque in qualche modo cerca questo bene prezioso, no? Che in fondo poi ha anche il senso alla propria esistenza. E il Vangelo non può diventare, come ci dice sempre Papa Francesco, qualcosa che ci divide dagli altri, ma deve diventare qualcosa che ci permette di comprendere il desiderio e il bisogno di bene, di amore, di pace che c'è nell'altro, no? Così come ci permette anche di comprendere tutto quello che è contrario. In fondo, vedete, il Vangelo, nella misura in cui lo accogliamo, lo sposiamo, diventa come una sorta di lente che per questo ci aiuta a vivere, perché ci permette di leggere la realtà nella quale, ecco, viviamo con uno sguardo diverso. In fondo, ecco, vedete, il bello della parola, il senso profondo della parola, così come anche di ogni liturgia che viviamo, è il cambio del nostro sguardo, cioè come comincio a guardare la realtà che mi sta attorno. Se non c'è questo cambiamento dello sguardo, questo cambio di attenzione, no? Alla fine non riusciremo mai a comprendere fino in fondo tutta la potenza di questa parola. La vivremo sempre in maniera superficiale, un po' come sotto la pioggia si usa l'impermeabile e l'ombrello per non farti bagnare, no? Ecco, noi spesso abbiamo un sacco di difese nei confronti della parola. Sì, l'ascoltiamo, andiamo anche a messa, ma ci andiamo ben scafandrati, no? Con il nostro bell'impermeabile. E non ci facciamo mettere in fondo in crisi, no? E quindi molte volte affermiamo anche noi cristiani delle frasi come quella che dice nella domanda, no? Finché c'è vita, c'è speranza. Lo diciamo tutti. E non ci accorgiamo che in realtà, ecco, questo fa pandan con un'altra frase che dice che chi di speranza campa, disperato muore, ed è vero. Perché se la speranza c'è solo finché c'è vita, siamo tutti disperati, perché siamo tutti destinati a chiudere questa vita su questa terra. Quindi se la speranza c'è finché c'è vita, ce possiamo andare a casa. Stiamo solo perdendo tempo. Ma se vita è una sola, che è quella che ci viene data, ed è una vita che non è solo quella che stiamo vivendo qui nella carne, ma è una vita unica che ci viene data, allora il senso di questa affermazione significa che la speranza ci può essere sempre, nonostante gli ostacoli e nonostante gli impedimenti. Vedete, non c'è un solo tramonto, visto che stasera il tramonto fa parte integrante, la notte e il tramonto del brano che ascolteremo, non c'è un solo tramonto che abbia mai vinto l'alba. Per quante sere ci siano, c'è sempre un'alba che rinasce. In fondo, vedete, nell'arco di una giornata c'è lo scorrere di tutta la nostra vita, il sole che nasce, diventa forte, poi cala, fino a morire.
Basterebbe osservare quello che è il ciclo di una giornata per comprendere quello che è il ciclo della nostra esistenza. Ma la cosa straordinaria è che non c'è notte tanto lunga, come è stato scritto, ecco, in una cantina dove c'erano, ecco, dei rifugiati ebrei, da impedire al sole di sorgere un'altra volta. Per cui, anche quando diciamo determinate affermazioni, no? O anche di fronte alla morte, quando diciamo a chi vive il dramma, no? Ti devi rassegnare. Scordatevelo che la rassegnazione è una virtù cristiana. La rassegnazione è la maschera della disperazione che niente ha a che fare col Vangelo. Niente ha a che fare col Vangelo. Noi cristiani di fronte alla morte non siamo rassegnati, stiamo in piedi. Perché è questo che in qualche modo, ecco, il Vangelo ci porta come buona notizia. E quindi molte volte questo ha bisogno di essere vissuto nella preghiera, no? Ma preghiare, pregare è recitare preghiere? In un villaggio africano, raccontava un missionario, a un certo punto si temeva che arrivassero i terroristi, che avevano due possibilità per arrivare nella città dove dovevano andare: o passare dal loro villaggio o seguire una strada che non passava dal loro villaggio. Hanno pregato che non passassero da lì. Sono passati dall'altro villaggio, la strage l'hanno fatta dall'altra parte. E il missionario si chiedeva: è questa la preghiera? Noi invochiamo i nostri santi patroni, no? Perché ci proteggano. Ma se quella protezione costa un prezzo ad altri, a noi importa? No. Ecco, capite allora che pregare è veramente qualcosa che bisogna imparare ed è difficile. Ma siccome noi le cose difficili molte volte, ecco, preferiamo non affrontarle, ci accontentiamo di recitare preghiere. Magari pensando ad altro. In maniera a macchinetta, come si suol dire, no? Ma se la preghiera in qualche modo non riesce ad arrivare al senso profondo di quello che è realmente la cura del nostro essere, non ci serve. Noi vedremo stasera Gesù che prega, si ritira e prega. Uno potrebbe dire: ma che bisogno aveva lui di pregare? Perché probabilmente per noi pregare significa principalmente dire a Dio delle cose, mentre in realtà quello che ci insegna l'ascolto della parola, pregare è esattamente il contrario: imparare ad ascoltare non solo quello che lui ci dice, ma tutto quello che lui ci dà. E perché quando ti immergi nel creato ti accorgi realmente che c'è un dono immenso che lui ti fa quotidianamente. Se c'è il cielo chiaro e guardi un cielo stellato di sera, non puoi fare a meno di pensare all'infinito. Non puoi non interrogarti. Eppure non stai dicendo una parola. Vedete, imparare a pregare allora è principalmente imparare l'arte dell'ascolto. Questo non perché noi a Dio non possiamo chiedere o non dobbiamo chiedere delle cose, ci dobbiamo scandalizzare del farlo, anzi, è Lui che ci invita a farlo. Ma ricordandoci sempre un dato, che al di là di quello che è l'esaudimento della nostra richiesta, che molte volte non arriva, quello che ci viene dato è una misura pigiata, colma e traboccante dello Spirito. Ma noi questo secondo passaggio lo lasciamo sempre un po' in sordina, no? Perché se io ti chiedo una grazia, tu me la devi fare. Quindi molte volte ci riduciamo a vivere con la fede un rapporto di tipo commerciale. Se mi fai questa grazia, io ti faccio questo pellegrinaggio, ti faccio questa offerta. Un po' come quando si va al negozio a comprare qualcosa, no? Difatti spesso ci rivolgiamo a Dio quando le cose vanno male. Ma per esempio ci scordiamo di Lui se stiamo vivendo la gioia e la festa. Ora io mi chiedo: perché dobbiamo sempre pensare a Lui se le cose vanno male e non invece pensarci quando siamo nella gioia, per esempio, no?
probabilmente perché, ripeto, l'idea che noi abbiamo della fede e della parola è un'idea triste. E quindi viviamo in comunità tristi, che non sanno gioire. E chi ci vede tristi ci dice: il vostro Dio, tenetevelo, non mi interessa. E hanno ragione. Perché se vedete, se il Vangelo che noi ascoltiamo non è capace di regalarci uno spirito diverso, un'energia diversa, perché lo ascoltiamo? È una cosa in più da fare rispetto a quello che altri non hanno da fare. È un impegno. Non è un'opportunità. Ecco, vedete, questo diventa importante perché, parlando stasera di cura, è significativo capire qual è il termine che utilizza. Questo mi ha interessato parecchio, perché vedete, ecco, noi medici facciamo terapia. Ecco, il Vangelo utilizza un termine che è terapeuin stasera. E terapeuin ti scopri a individuare che significa esattamente tenere l'altro in alta considerazione e venerazione. Perché doverlo curare solo con una medicina significa utilizzare un altro termine che è iatria, iatreia, no? Pediatria, ginecologia, geriatria. Cioè significa che gli antichi greci, quando dovevano sottolineare il fatto che tu stavi curando un male del corpo solo con l'erba, cioè col farmaco, con la medicina, il termine che usava non era terapeuin, era iatreia. E poi ce n'era un altro che loro utilizzavano, che era epimelene, che era cercare di curare l'altro considerando anche quella che era la sua anima, cioè il suo spirito. E difatti Gesù utilizza questo termine nel Vangelo quando c'è il samaritano che porta il malcapitato nella locanda. Gli sta dicendo: guarda, non curare solo le ferite del corpo, ma guarda che qui c'è uno che ha bisogno di essere curato anche nell'anima, nello spirito. E poi c'è terapeuin, che è la forma della cura per eccellenza, quella che stasera utilizza Gesù. Significa curare l'altro con i medicamenti, ma con quello che loro chiamavano i logia, le parole. Non c'è una terapia che può fare a meno della parola. Ecco perché noi diciamo che il Vangelo ascoltato è terapia, è logoterapia, è terapia della parola. Ma perché possa funzionare una terapia, c'è bisogno che chi la segue sappia che ha bisogno di prendere una medicina perché ha un problema di salute. Ma se noi qui stasera stiamo tranquilli, come se non avessimo problemi di salute spirituale, il Vangelo scorre via, che è una bellezza. In realtà, a partire da chi vi sta parlando in primo luogo, noi abbiamo bisogno di questa guarigione, ma è per questo che io sto qui. Scordatevelo che io sono qui per voi principalmente. Voi siete un'occasione in più perché questa guarigione mi possa arrivare e perché io non possa perdere la gioia nell'essere qui. Perché se lo facessi solo per voi, se Giusy e io lo facessimo solo per voi, piano piano perderemmo la gioia di farlo. Perché non c'è servizio che tu puoi fare se prima non cura te stesso. Guardate che questo, per chi vive i ministeri nella Chiesa, è un passaggio delicatissimo che spesso viene trascurato. Perché si pensa che tu sei il salvatore dell'altro. E in medicina oggi c'è un passaggio importante, perché si passa dall'empatia alla exopatia. Che vuol dire? Nell'empatia sei tu che pensi che stai guarendo l'altro. Nella exopatia sei tu che devi mettere l'altro nella condizione di guarire, senza sostituirti a lui. Un passaggio che già Socrate aveva fatto. Ortos epimeleia la chiamava lui, cioè la terapia corretta qual era? Quello di mettere l'altro nelle condizioni di sfruttare fino in fondo tutta l'energia che lui ha per guarire. Ortos epimeleia. E lui faceva un esempio bellissimo.
Immagina due rette che vanno avanti parallele, se non si incontrano non potranno interagire. Però se le due rette si incontrano e una si piega troppo sull'altra, il rischio che corre è che se chi deve fare terapia soffoca l'altro, è quello di bloccare la guarigione. Allora, l'ortosse epimeleia è quel modo di guarire l'altro con quel famoso termine che abbiamo usato l'ultima volta che ci siamo visti, ma che sicuramente avrete dimenticato, che è l'eunoia, cioè quanto quello che sto facendo è realmente il bene dell'altro. Difficile. Quanto spezzare la parola stasera è un bene per voi se non riesco a instillare, se non riusciamo ad instillare dentro di voi il desiderio di scrutare autonomamente questa parola? Quanto danno faccio nella misura in cui lego la vostra presenza solo al fatto che siamo noi a spezzare questa parola, senza mettervi dentro invece la certezza che questa parola la potete prendere in mano tornando a casa a leggerla e scrutarla voi? Questo è evangelizzare. Non pensare che sei tu, ma permettere a Cristo di entrare in contatto con le persone che stanno entrando in contatto con te. Perché se si evangelizza nell'altra maniera, il grande rischio è quello del paternalismo pastorale. Tanto è vero che noi diciamo, ormai preti non ce ne sono più, come si deve fare? Ma meno male. Forse così ci svegliamo e capiamo che questa parola ci viene donata e che siamo tutti chiamati ad una missionarietà che è fondamentale. Nel Vangelo non esiste la delega. Ognuno di noi è chiamato in prima persona a svolgere un ruolo ben preciso, un compito ben preciso, ma sempre nella gioia. Ecco, penso che sia importante, perché vedete, parlando di cura e di terapia, ecco, ricordarci come il Vangelo ci fa un dono grande. Questo l'aveva capito Don Milani. Don Milani è stato veramente straordinario nel riuscire a comprendere il legame straordinario che c'era tra le parole comuni e la parola per eccellenza, quella con la P maiuscola, e capì che se c'era qualcuno che non aveva le parole in mano e in mente, anche quella parola non l'avrebbe mai potuto comprendere. E ha dedicato la sua vita a questo. È stato straordinario, perché ha capito qualcosa di enorme, cioè che la parola abita tutto. Tutto. Abita i nostri pasti, le nostre case, le nostre feste, tutto. Se noi abbiamo lo sguardo per comprenderlo. E lo sguardo ci viene regalato dall'ascolto. E soprattutto da quella che è l'azione dello Spirito, che adesso noi stasera invochiamo con quella, ecco, sequenza che vi ho mandato sul telefonino. Recitiamo insieme. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Marco 1, 32, 39. Dal Vangelo secondo Marco. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Bene, appena 8 versetti che possiamo suddividere in due parti. I primi 3, dal 32 al 34, e gli altri 4. E quindi piccoli brani dove non c'è un vero e proprio racconto, ma quasi un riassunto dei fatti precedenti e di quello che stava accadendo. E in qualche modo Marco cerca di raccontare in maniera anche teologica i fatti che si sono susseguiti e che si susseguono, e anticipa in tutto questo suo discorso la morte di Gesù, che sarà per tutti e per tutti noi soprattutto salvezza dal male e da tutti i mali. Ma questo lo fa, diciamo, soltanto in maniera quasi panoramica, teologica. Perché? Perché lui ancora ci sta facendo muovere i primi passi nella conoscenza di questo Gesù. Di chi è, perché è venuto e cosa è venuto a portare. In qualche modo ci sta ammaestrando, educando, no? A conoscerlo. Conoscerlo in maniera totale e subito, dice Marco, sarebbe qualcosa che ci svierebbe e non ci farebbe capire e comprendere bene il vero senso della venuta di Gesù. Quindi in qualche modo ci vuole educare, facendoci conoscere e scoprire le motivazioni del perché quest'uomo viene, perché Gesù viene da noi. Gesù, per definizione, è luce del mondo e quindi con la sua morte entra nelle nostre tenebre per portare luce e illuminare il nostro percorso e il nostro cammino. Difatti abbiamo sentito che si parla di un giorno che volge al termine. Abbiamo visto nei brani precedenti che prima era entrato in sinagoga, poi all'interno di una casa, però adesso che è sera, diciamo che Gesù fa, abbiamo appena sentito, tantissimi miracoli. E dice: come è possibile se durante tutto il giorno ne fa appena due, poi la sera succede questo? Perché proprio la sera diventa il momento in cui riesce realmente a esprimere, come diceva Marco, la potenzialità che è dentro di lui. Il discepolo, e quindi noi, a cosa siamo invitati? Siamo invitati a cambiare mentalità e quindi
da una prospettiva dove la vita volge alla morte, ci vuole portare e ci contrappone una prospettiva dove viviamo una morte per la vita. E non è semplice entrare in questa prospettiva, vivere una morte che ci dà una vita nuova. Siamo proiettati spesso ad una vita che è per la morte, che finisce. Ma se educati passo passo, questa parola ci cambia il nostro modo di pensare, alla fine per noi la morte ci aprirà una nuova vita. Quindi, fattasi sera, si chiude la prima giornata di Gesù, ma la giornata non finisce. Perché? Perché a lui arrivano in questa casa tantissima gente, indemoniati e malati. E lui guarisce sia chi sta male, ma soprattutto scaccia i demoni, come abbiamo sentito. Questo perché? Perché realmente lui è venuto, come ha introdotto bene Michele, a guarire la persona nella sua totalità. La malattia, per quanto possa essere guarita, è un fatto che è momentaneo. La nostra vita è sempre a termine, ok? Quello che ci fa stare bene è che il male che ci portiamo dentro venga guarito da lui. E sono tutte le nostre ansie, sono tutte le nostre paure che lui viene a toglierci. E quello ci permette poi di vivere una vita che è per la morte, che non è più per la morte, ma che è per la vita, nonostante sia a tempo e finisca. Tant'è che c'è un salmo, il 127, che dice: veramente Dio dà i suoi doni all'uomo quando dorme, e lui, come vediamo, sta agendo la notte. Nel momento in cui arriva la notte, alla fine della giornata, perché cos'è? Per noi che cos'è? È la conclusione di una giornata che è stata indaffarata a fare commissioni, a fare cose, a sbrogliare affari, eccetera, no? Per cui la notte diventa quasi un tempo morto, dove ci fermiamo e non possiamo fare più nulla, niente. Beh, è in questo tempo che lui ci viene ad incontrare. È in questo tempo che lui vuole parlare con noi, quando ci fermiamo. Beh, bella questa psicologia, mi è piaciuta, perché dico, ma tu pensa un po', indaffarata, corro, mi affanno in mille cose, e lui dove mi viene a cercare? Quando io mi fermo. Quindi se mi fermo durante il giorno, forse riesco a percepire anche lì la sua presenza. Se è lui sempre con noi, no? Difatti, ripeto, durante il giorno fece l'esorcismo, è un miracolo. Basta. La sera gliene portarono tantissimi. La nostra notte cos'è? La nostra notte è il luogo dove realmente possiamo sperimentare questa luce. E però realmente dobbiamo cercare di fare questo cambiamento di mentalità. La cosa che mi ha colpito in questo brano è che molti portavano questi malati, per cui quel tramite di cui avevamo parlato nei precedenti brani, cioè che alla suocera di Pietro la presentano altri, quel tramite è sempre importante, no? L'altro è sempre importante, che sia la chiesa, che sia la comunità, che mi fa incontrare l'altro, ok? Soltanto tre categorie Marco individua che vanno direttamente ad incontrare Gesù senza problemi, e sono il lebbroso, l'emorroissa e la sirofenicia. Perché queste tre categorie di persone hanno accesso diretto a Dio? Perché il loro accesso diretto è perché sono ultimi. È perché sono i più diseredati.
gli altri hanno bisogno di tramite. Gli ultimi hanno la via spianata. Gli altri hanno bisogno di essere accompagnati. E allora noi riusciamo ad essere tramite per gli altri? Se riusciamo a vivere veramente questa spiritualità forte, siamo tramite per gli altri? Questo me lo sono chiesto, perché è importante, no? Nella conoscenza di questa di questo suo educarci, penso sia fondamentale. E tutta la città era riunita presso la porta. La cosa bella è anche questo: erano riuniti presso la porta, davanti la porta, neanche dentro casa. Quindi le case giustamente ce le dobbiamo immaginare piccole, ma non riuscivano a contenere tutto. E, un commento che ho trovato sottolineava come durante la mattina la porta della città era il luogo in cui si teneva il giudizio di condanna contro i malfattori. Di sera, alla porta di Simone, il Signore compie il suo giudizio di salvezza per tutti i perduti. Quindi, mentre di mattina c'era la condanna in questa porta di coloro che erano malfattori, lui la sera accoglie e salva tutti. E torniamo a quel discorso della cura. Perché in greco curare, in maniera più spicciola, significa rispettare, venerare, onorare. E questa cosa è bellissima. Rispettare, venerare, onorare. E questa è quella terapia che lui mette in campo con noi. Lui per primo fa questo, nei confronti di ognuno di noi. Lui si preoccupa di curare il malato, non il male che ha. Noi spesso forse ci fermiamo soltanto a curare il male. Stai male? Sei depresso? Ti do la medicina. Anche nell'ascolto di una persona che ci è cara, no? Non andiamo oltre. E penso che invece questo possa essere realmente un punto fermo da cui partire, che ci può realmente, ripeto, cambiare sempre quella prospettiva di pensiero e di azione. Marco sottolinea che lui non lasciava parlare i demoni, perché i demoni conoscevano chi era. Li scacciava e ordinava loro di tacere, sempre perché intanto lui ha bisogno che noi lo conosciamo in maniera vera, non per quello che ci possono dire, non per la sua potenza, non per quello che lui riusciva realmente a esprimere come potenza. E la fede non è conoscerlo, la fede va oltre. La fede non si può fermare soltanto a una conoscenza di Cristo, come ce l'avevano i demoni. Lo conoscevano, sapevano chi era. Ma la fede va oltre. La fede ci deve fare quel passo che non soltanto me lo fa conoscere, ma lo fa entrare dentro, mi fa entrare in relazione con Lui. È Lui che diventa luce per la mia vita. E a un certo punto curati questi malati, cosa succede? Che lui dice di andare oltre e si ritira nel deserto, dove lì, per la seconda volta, viene tentato. Viene tentato da chi? Da quel povero Pietro, che ancora non capisce. E spesso anche noi non capiamo, no? Quindi mi fa anche tenerezza, no? Perché non lo fa per male, però non capisce. E quando gli dice tutti ti cercano, ma poverino, dice ma come ora finalmente, che anche perché io mi metto nei loro panni, no? Erano delle persone molto umili, gli ultimi della società, cioè non erano delle persone che magari non avevano
contatto con le scritture prima in maniera, erano sempre a lavorare, a pescare. Per cui dici, ma come? Ora che siamo cercati da tutti, che hai fatto tanto bene, tutti ti cercano. È quel ti cercano che diventa una tentazione da cui lui vuole fuggire. A Dio non interessa essere al primo posto. Lui non vuole, che, non vuole essere cercato perché riesce a fare i miracoli. Guardate, solo se tu dici la verità non ha la pubblicità. Lui non... Cioè, certo... Personalmente per me, per noi, forse essere cercati è qualcosa che ci fa inorgoglire, che ci fa dire io. Però quell'io cancella quella di prima, che è quella di Dio, la relazione con Dio. Dio non può andare d'accordo con Dio. L'egoismo è il principe di tutti i mali. E l'egoismo ci abita un po' a tutti. Ma Gesù non vuole successo, neanche a fin di bene, non vuole essere assolutamente coinvolto in questo. E quindi, non appena lui può, intanto si ritira in preghiera, preghiera notturna, che in qualche modo dà inizio in seguito, dopo, all'attività del giorno dopo. La contemplazione per Gesù è un'azione finale della sua giornata per poi potersi in qualche modo ricaricare, no? La preghiera per lui, da questo brano, si evince che stare accanto a suo padre, stare accanto a Dio. Noi, che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, mettendoci davanti a Dio dovremmo essere in grado di riconoscerci suoi figli e quindi riuscire ad instaurare realmente una relazione vera, una relazione intima. Pregare non è parlare di Dio con una preghiera, personalmente per me, no? Ma è riuscire a entrare in relazione con Dio, parlare con Lui, però non mi è semplice, ecco, a me non mi è semplice ancora questo tipo di relazione, parlare con Lui e riuscire a essere quasi in una relazione vera, propria, filiale, come figlia. Io non so voi se riuscite a mettervi realmente alla sequela di Gesù nella preghiera con questo rapporto proprio intimo, perché la preghiera deve essere questa. Penso che la preghiera deve essere un po' come quella relazione intima che si instaura in una relazione di coppia, quel raccontarsi cose buone, cose brutte, quel sostenersi a vicenda attraverso la sua parola, attraverso l'ascolto della sua parola che poi mi sostiene. Beh, ogni tanto ci possono essere delle situazioni in cui questo succede, però nella mia vita non è costante come tipo di preghiera e penso che è una cosa che cerco, ma penso che deve essere una cosa che è grazia e che lui in qualche modo deve aprire il mio cuore anche, ecco. Molte volte glielo dico, ma insomma me lo vuoi far capire in qualche maniera? Anche perché credo che a pregare bisogna essere educati. Io non mi accontento più della preghiera che poteva essere quella di recitare Padre Nostro, Ave Maria, recitare le lodi, ecco. Sinceramente quel tipo di preghiera a me non mi aiuta più di tanto. Cioè, io ho bisogno di andare un pochino oltre e ancora non ho trovato il filo giusto, continuo a camminare, ecco. Però se voi l'avete trovato o avete anche dubbi, parliamone, ok?
perché diventa importante, diventa bello. Io ho trovato qui, come nella tradizione biblica, la preghiera sia caratterizzata da 6 punti, che mi sono sembrati abbastanza importanti da poter condividere anche insieme. E questi punti sono: un dialogo fiducioso, familiare, da amico a amico, insistente, che si interessa per gli altri, e di intercessione. E io penso che questo schema, anche molto semplice, realmente può diventare un punto di partenza su cui lavorare, su cui riflettere e su cui esercitarsi in qualche modo, no? Perché poi quando ci si conosce con una persona si impara a conoscerla, si impara a parlare con questa persona, poi si diventa intimi e poi si diventa anche capaci di intercessione anche per gli altri, se questa persona è interessante, no? Per cui penso che a me questo brano è piaciuto molto, perché è legato insieme a quello della volta scorsa, ci dà proprio un vademecum, una concretezza su come in maniera anche semplice riuscire a entrare sempre di più nella conoscenza di questo Dio che viene per elevarmi, per cambiare la mia vita, per portarmi gioia, per portarmi felicità. L'altro giorno Michele mi faceva vedere un'immagine bellissima che non avevo mai vista. In effetti, riflettendoci, era l'immagine di una Madonnina con Gesù in braccio, l'immagine di una Madonna, quindi di Maria, con Gesù in braccio, che ridevano tutti e due. Oh, ma ci fosse una statua dove si vede una cosa del genere. Questa immagine a me ha messo gioia. Perché ve l'immaginate questa mamma giovanissima che deve crescere questo bambino? Ma vuoi che non avrà riso? Ma certo! Ma la vita è fatta anche di questo! E a me è piaciuta tantissimo, perché me la sono sentita vicino, come mamma. Ma mi ha fatto pensare quando avevi i miei bambini piccoli in braccio, che magari dicevano qualche cosa di buffo e io ridevo. Ma era veramente carina. Dico, molte volte veramente dobbiamo cambiare prospettiva di visione. E quindi poi la preghiera, tornando alla preghiera, per lui è importante, per lui è stato un momento fondamentale quella mattina presto, uscire, ricongiungersi col padre, quindi prendere energia per ricominciare, ma per ricominciare per spostarsi, perché poi lui ha detto basta, andiamo via, io qui ho seminato, io qui non posso dare di più, andiamo oltre. E io spesso invece mi ritrovo a pestare sempre nella stessa acqua. Andare oltre è importante. Lui va a portare la sua parola ovunque, ma anche noi siamo chiamati a questo. Anche noi siamo chiamati ad andare oltre. Perché andare oltre ti fa fare esperienze, ti fa conoscere e ti fa entrare in relazione con la gente e ti fa cambiare modo di vedere anche prospettive le cose. Qui, se noi non avessimo detto sì a questa chiamata, io la considero una chiamata, per la mia vita, per la nostra vita di coppia, perché lui sta facendo una storia con la mia vita e ancora, insomma, di cosa ne devo capire, ma sicuramente mi ha dato l'opportunità di trovare una realtà diversa, di conoscere gente diversa, ma che possono aiutare me nel mio cammino. Spostarmi dalla mia realtà Nicosia e trovare qua questa realtà nuova,
di cerami per me è importante. E a questo siamo chiamati un po' tutti. Magari spostarsi da una parrocchia all'altra, qui non c'è il problema, è giusto perché è unica, però da un servizio a un altro. Perché devo fare sempre lo stesso servizio? Perché devo sempre solo sistemare i fiori in chiesa? Posso fare l'esperienza a un altro e io faccio un'altra cosa. A questo siamo chiamati. Perché la sua parola ci mette in cammino, ci smuove. E lui si è alzato, di buon mattino, ha detto qui non possiamo stare. Facciamo le nostre belle valigie e ci mettiamo in cammino. E si sono spostati in tutta la Galilea. C'è un'esperienza di cammino che facciamo, che è quella di camminare tutta la notte e di arrivare all'alba nel posto dove, ecco, abbiamo fissato l'arrivo, no? Ed è veramente straordinario perché attraversi tutta la notte, passi tutta la notte. E passi diverse fasi anche, no? Perché c'è una prima fase in cui hai molta energia, poi c'è una fase in cui cominci a calare energia finché, e questo ci capitava soprattutto in Spagna dove il sole sorge molto più in là come orario, no? Quindi ancora alle 7 era buio pesto. E quindi tu dici, ma sono alle 7, perché non arriva? Perché non arriva? E la stanchezza è tantissima. Sei appena partito, magari sei partito da un'ora, quindi dovresti essere riposato, però il fatto che questo sole non arrivava ti dava un senso di pesantezza, di angoscia, no? E lo stesso succede quando tu attraversi tutta la notte la fase più delicata, quella più brutta in qualche modo da affrontare, è proprio quella proprio prima dell'alba, prima che cominci a vedere quel bagliore in fondo che comincia a farti vedere, ecco, l'orizzonte che comincia a stagliarsi, e poi sempre di più, finché finalmente arriva l'alba, no? Però quando arriva la luce è una festa. E tra tutti questi cammini, ne ricordo uno in particolare che abbiamo fatto da Nicosia a Gange, al Santuario dello Spirito Santo, e una luna come quella non l'ho più mai vista in 60 anni quasi della mia vita. Praticamente proiettava le ombre dei nostri corpi mentre camminavamo, non abbiamo usato una sola torcia. Una luce incredibile, incredibile. Poi improvvisamente tramonta la luna, buio pesto, piogge. Realmente quella ora che in qualche modo poi ci è saperato dall'alba è stata infinita. Vuoi la stanchezza, vuoi, ma il fatto che improvvisamente la luce se n'era andata e tu ti sei ritrovato totalmente al buio e sotto l'acqua. Ecco, penso che sia importante perché vedete, quando poi queste cose le vivi come esperienza, no? Ti accorgi che nel Vangelo, come nella liturgia, niente è per caso. Per cui anche nelle nostre liturgie il confronto tra la luce e la tenebra c'è sempre, per eccellenza la notte di Pasqua, ma c'è sempre. Però ormai noi non siamo più abituati al linguaggio della liturgia, no? Anche perché abbiamo fatto diventare cerimonie, ci interessa la perfezione esteriore, ma non la palpitazione di chi partecipa. Per questo sono, come disse, si moltiplicano le persone, mi dicono, mi manca l'aria, non ci posso andare, io non... Basta, mi manca l'aria. Se cominciassimo a tenere conto anche di questo, no? Della gente che dice io non ci vado più perché mi manca l'aria. Quante cose potremmo cominciare a cambiare anche nelle nostre liturgie se diventassero più gioiose come il Vangelo. Eppure noi andiamo avanti così, senza farci nessuna domanda. E la gente continua a lasciarci perché gli manca l'aria. Ma noi domande non ce ne facciamo. Ecco, vedete, la cosa straordinaria è questa, bastano segni piccoli. Come quando tu vai in una casa, no? Se la casa è accogliente, ordinata, no? Ti accoglie, no? Noi giriamo tante parrocchie, ci capita per tanti motivi di girarle, no? Ma quante volte entri in saloni freddi, mura scorticate, sedie rotte? Sì, fai il momento che devi fare, lo vivi, ma ti chiedi, ma è normale che la casa di tutti debba essere tenuta così? Questo non lo dico perché arrivando qui tu trovi il caldo, trovi l'ordine, no? Ma è tutta un'altra storia.
Ma è tutta un'altra storia. Cioè, scusate, ma queste cose sono essenziali, non sono accessori. Non sono accessori. Perché se dentro vivo uno spirito, questo spirito deve esprimersi nella casa che vivo e nella casa comune che viviamo. Altrimenti, di che parliamo? Basta poco. Perché bisogna essere accoglienti, no? E vedete perché la parola è bella? Perché alla fine, come la liturgia, è strettamente legata alla vita. Ma se quella parola e la liturgia le stacchiamo dalla vita, sono morte. Sono morte, ti fanno mancare l'aria, che non capisci più il senso di quello che stai vivendo. Eppure lì c'è la vita che palpita. Che palpita. E noi abbiamo un tesoro che stiamo disperdendo. Veramente lo dico senza rabbia, ma con tanta tristezza, perché continuo a vedere una Chiesa che non si fa le domande che contano, di fronte alla gente che invece i problemi se li pone, e se li pone in maniera forte. E noi continuiamo a ripetere, a ripetere, a ripetere, a ripetere, perdendo anche noi la gioia di quello che facciamo. Bene, vedete, alla fine, ecco, la parola a proprio questo ci vuole regalare. Adesso arriverà Quaresima, penso che sia importante, Giussi mi fa vedere l'orario, sì, è vero. Penso che sia importante ricordarci un aspetto importante, no? Lo sappiamo che siamo cenere e cenere torneremo, ma sappiamo che siamo chiamati alla vita eterna. Molto più chiarino sarebbe ricordarci che convertirci alla parola e cambiare mentalità è fondamentale nella Quaresima. Ma io quest'anno la voglio vivere in una maniera ben precisa, nell'essere fecondo e nell'aprirmi alla vita. Quando riceverò quella cenere, anche se mi dovessero dire ricordati che sei polvere, polvere ritornerai, mi dirò dentro di me, sii fecondo e apriti alla vita, perché la Quaresima è per la vita, non è per la morte o per la tristezza. È proprio un momento di intensità, di incontro maggiore con Lui, e quindi è triste, no? Se un incontro maggiore con Lui posso essere più contento, o più triste, o sbaglio. Bene, recitiamo il Padre Nostro. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Ci benedice Dio onnipotente perché misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Buonanotte a tutti. Per chi ascolterà in differita questo incontro, un saluto particolare a chi è in ospedale e a chi è a letto ammalato. Grazie a tutti ancora, una buonanotte.